non posso crederci, non ci sbarazzeremo mai di quella donna. Franco, sta tranquillo, qualcosa ci inventeremo, ok? Faccia. Sentite, va tutto bene, io piano piano mi sto abituando. Che è successo? Niente, non si può fare niente. Come sarebbe a dire? Non si può fare niente. No, sai una cosa, non voglio lavorare per queste streghe, io non ce la faccio più, me ne vado. Ha ragione Faccia, penso proprio che dovremmo rinunciare a tutto. Può essere che non me ne vada bene una, non c'è una cosa che mi vada bene. No, con te mi è andata bene, con te è andata molto bene. Sai che sei la cosa più bella che mi è capitata. Anche tu. Io non so come avrei fatto a sopportare tutto questo se non ti avessi avuto accanto. Ti giuro che... Voi l'hai roberta, dove sarei cacciata? E questo? Oh, che disastro! Oh, ma cosa essere successo qua? Entrato gatto da finestra e fare questo disastro spaventoso? Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestar a me. Dai Greta, non è così in disordine. Te mareo con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Metti a posto tu? Tante grazie tesoro. Sta cambiando para mí, en ese instante te aseguro. Oh, ma incredibile! Trasformazione di bruco in farfalla. Adolescenza colpire forte, Fräulein Roberta, eh? Bene, vado a prendere le mie cose e vengo, non voglio pensarci più. Me ne occuperò io. Farò in modo che tu pensi solamente a noi due. Che ne dici? Allora mi sbrigo, così siamo insieme. E da soli. Ti aspetto, dai, sbrigati. Arrivo subito. Scusami. Tu sei la ragazza di Franco, vero? Sì, sì. Io sono Julia, la madre. Sì, la mamma di Franco. Sì. Sì, l'ho riconosciuta. Io volevo dargli questo. Lo chiamo? No, non c'è bisogno, aspetta. Mi piacerebbe che glielo dessi tu. Io non posso vederlo. Non potrò vederlo mai più. Mi causa molto dolore e poi l'ho già fatto soffrire abbastanza. Dagli questo e... digli da parte mia che se un giorno vorrà conoscermi meglio, apra questa scatola. Ai, amore, se io potessi abbracciarti ora, potessi fermare il tempo. Ah, una camicia con rossetto. Però la signorina Florencia non usa il rossetto. E quindi tutto questo ridecorare serviva per tornare alle sue abitudini. Oh, mio signore, devo nascondere subito questa prova. Evaristo, che fai? Stai lavando i vestiti del conte, vieni. No, lasci stare, non ce n'è bisogno, lasci per favore. Non mi piace questa abitudine di Massimo di farsi stirare tutto, perché dobbiamo continuare a trattarlo come chi un conte? Non mi piace, non è giusto, dobbiamo educarlo. Sì, certo, però sa che invece a me piace lavare la roba del mio signore. No, a te piace perché ti hanno educato così, devi aprire i tuoi orizzonti, cominceremo da ora, vieni, ti aiuto. Evaristo, ti lascia che ti lanci una buona volta. Perdonami, Evaristo. Che cos'è questo? Che ti prende, Martin? Sei impazzito! Tu sei impazzito! È il minimo che meriti per quello che hai fatto a Maria, disgraziato! Cosa? Thank you.
principessa. Che sorpresa. Che sorpresa. Vieni qui. Massimo! Flo! Rosita! Gioco solo per PSP. PSP, il tuo mondo nelle tue mani. L'appuntamento con i telefilm di Boing finisce qui.